Intanto qualcuno ha qualche domanda riguardo alla presentazione di prima? Qualche dubbio? O tutte e due? Io? Vai. Volevo chiedere sull'LVR, se aveva delle potenzialità di garanzia come fosse un RAID 5 o qualcosa del genere su salvataggio dei dati. Ok, potrebbe essere usato anche in questo modo, ma guarda, conviene mettere un RAID, non esclude uno, non esclude l'altro, perché puoi fare un array RAID con sopra L2N, nessuno te lo vieta, oppure nessuno ti vieta di fare un array RAID con su sopra LUX e su sopra ancora LVM. Ok, si può creare di tutto, adesso vi farò vedere i fatti LUX con sopra L2N. Allora, vediamo un po', questo carattere dovrebbe essere abbastanza visibile, lo è? Ok. Ah, qua è tutta la presentazione dove ho lavorato. Creiamo una cartella. Ok, oggi cosa facciamo? Facciamo per prima cosa, guardiamo un po' i device. Quindi, dove sono i device? Se guardate, se eravate attenti, avrete capito che sto parlando della directory dev. Quindi in dev abbiamo tutta questa serie di device. E ci sono anche sottocartelle, e ce ne sono un po' tanti. Quindi, vi farò vedere innanzitutto che se faccio ICO serve per visualizzare qualcosa a schermo, per esempio qualcosa di pseudo casuale, e lo rivisualizza sotto. Quindi facciamo ICO, qualcosa di nuovo extra casuale, che lo mandiamo in dev TTI 1. Ouch. Qua sono un utente senza privilegi, purtroppo, sono un normale e solito mortale, quindi eleviamoci a utente, a super utente, a root. Quindi digitiamo la nostra password e quindi adesso possiamo fare il discorso di prima, quindi possiamo fare qualsiasi cosa che ci piace, quindi e se guardo adesso su PTI 1 vedete cosa ha scritto? Quindi tutti i dispositivi sono controllabili dalla shell. Quindi vediamo qualcos'altro di interessante. Ah, ecco, per esempio video 0 è la mia webcam, quindi se io faccio mPlayer, che serve per visualizzare video, faccio TV che prende da video 0, vedo anche il mio bel faccione. Ok, quindi tutti i dispositivi che potete, tutte le periferiche sono lì. Se io faccio cat dev video 0 per vedere cosa c'è dentro, aia, mi dice che devo accederci in un altro modo a quello. Comunque sono dei caratteri, sono sempre dei stream e quindi ci si può accedere come se fosse un file normale, basta inviargli qualcosa che il device gli piaccia, dipende sempre dal driver insomma, però si accede come se fosse un file, sempre. Iniziamo quindi a vedere un po' cosa si può fare con i file. Torniamo nella nostra cartella di prima. Andiamo nella cartella utente, lezione Linux, cartella. Ok, quello che volevo farvi vedere è come si manovrano i file, quindi come si passano i file da un programma all'altro, l'avete già visto, per esempio ls-l, pipe, grep, vabbè, grep non mi piace così, e non c'è nulla, vabbè, torniamo alla nostra cartella dentro. Qua ci sono tantissime cose. Quindi se io voglio inviare qualcosa a un altro programma, basta che dico
così e faccio la TTI. Ok, e soltanto le TTI mi sono uscite. Però adesso noi vogliamo lavorare con il file, quindi vogliamo salvare, per esempio. Quindi possiamo direttamente salvare come file normale, però quello che ci siamo dimenticati di dire è che si può direttamente comprimere. Quindi io ho salvato in file, ma io voglio comprimere direttamente. Magari sto copiando da un hard disk a un altro e voglio salvarlo in modo compresso. Quindi cosa faccio? Faccio da qui ls-l, cioè il comando che mi dà qualcosa di utile, lo passo in pipe a un programma di compressione. Ce ne sono vari, c'è per esempio xz, c'è per esempio gz, gzip, c'è per esempio vzip. Quello che comprime di più è xz, quello che si usa di solito perché riesce a tenere i passi con l'input output è gzip. Quindi facciamo gzip e ridirigiamo tutto questo nella lezione linux cartella file.gz e quindi ce l'ho già compresso. Quindi se vado, vediamo se sono già, ok, ce l'ho già. Quindi se faccio cat file mi esce fuori il discorso di prima. Se invece faccio cat file.gz si vede subito che è compresso e quindi devo fare o zcat, che è un cat che direttamente decomprime e mi visualizza, oppure decomprimere con gunzip. Oddio, cioè esiste già file, quindi me lo sovrascriverà. Ed eccolo qua, file decompresso. Quindi questa cosa serviva per far capire dopo come funziona per il backup. Ok, c'è la compressione di un singolo file che abbiamo visto, ma io voglio comprimere una cartella, voglio una serie di cartelle comprimere. Come si fa? Si crea un archivio. Quindi facciamo un po' di file, ico ciao ciao, ico ciao ciao 1 e ciao 2, ma facciamo una cartella ciao 3. Che fantasia, muoviamo il file ciao nella cartella ciao 3. L'abbiamo fatto? Sì. Ok, e nella cartella attuale abbiamo 3 file e una cartella che contiene un file. Come facciamo a creare un archivio? C'è il comando tar. Tar cos'è? È un archivio come zip, come rar, soltanto che non comprime. No, semplicemente mette lì i file. Di quello si occupano gzip, bzip, xz, eccetera. Quelli che ve li ho appena detti. Quindi, iniziamo con tar c di comprimi. Cosa? In cosa lo voglio fare? Voglio ciao.tar. E cosa voglio comprimere? Anzi, facciamo ciao 50. Voglio comprimere i file ciao 1, ciao 2, la cartella ciao 3 e file. Ah, vabbè, file non lo comprimo. Quindi do invio e nella cartella c'è ciao 50 tar. Se voglio soltanto vedere il contenuto dell'archivio faccio tar tf ciao 50.tar. F, dopo il parametro f, serve sempre a specificare il nome dell'archivio, il file dell'archivio. Può essere anche in un'altra cartella. Quindi vedete qua visualizza, t serve per visualizzare cosa c'è dentro. Quindi se io sono nella cartella sopra e voglio visualizzare tar, tf, eccetera, devo fare cartella slash ciao tar. Ok? Domande? Interrompetemi sempre se avete delle domande, perché sennò non riesco ad andare avanti. Ok. Quindi andiamo indietro nella cartella.
e abbiamo i nostri file di prima. Però noi li vogliamo comprimere. Stavolta usiamo un altro programma chiamato BZIP. BZIP 2, ciao tar, 50 tar. E cosa c'è? Ciao 50.tar.bz2. Questo qua è compresso, quindi già questo qua lo potete mettere su una chiavetta che occupa di meno, eccetera. Quindi adesso sappiamo fare gli archivi, ma io voglio decomprimere con tar in un colpo solo tutto. Quindi ci sono un paio di parametri che bisogna ricordare che servono per decomprimere. Quindi c'è, diciamogli subito, x che serve per decomprimere, da extract, ok? Questo è di tipo bzip, quindi se guardate la documentazione basta fare man tar e leggere, c'è il comando j che decomprime i bz2 per i gzip e z. Per i XZ, che sono il formato LZMA, che è il più efficiente, e J maiuscolo. Quindi noi siamo con BZIP, quindi J. Ma invece di estrarlo, guardiamolo soltanto. E il nome del file, ciao, 50 tar, BZ2. Ed eccolo qua che lo visualizza. Quindi, domande sull'archiviazione con tar? Archiviazione e l'estrazione... Vai. Mi manda stupidissima, nel manuale c'è il meno davanti, perché non l'avessi? Cioè che differenza c'è mettere il meno davanti? Ok, si può mettere come non mettere. Tar è un comando particolare, perché se gli metto soltanto un meno davanti. Varia da comandi a comandi. Per esempio adesso vi farò dd, vedere dd che è ancora più strano. Sono solo alcuni comandi che sono così. E vi spiega su man tar, quindi sono scelte dei programmatori. I programmatori sono fatti in un certo modo, quindi hanno un cervello di una certa forma e quindi hanno fatto il programma così. Partiamo con le cose legate ai dischi. Quindi, come vi ho detto già, e preferisco ripeterti all'infinito, che ogni cosa sul file system, ogni cosa su un file system Linux è un file, tutto è un file. Quindi il disco, se faccio cat dev sda, già, questo sto leggendo il mio disco, ok? Sto leggendo direttamente il mio disco. Ok, si è fermato. Quindi potete accedere a qualsiasi peripeta, anche alla RAM, direttamente. Ok, ma io voglio creare un file system che poi masterizzo sulla, cioè copio sulla chiavetta. C'è il comando dd. Cos'è il comando dd? Il comando dd è un byte copy. Praticamente prende una cosa, lo copia bovinamente su un'altra cosa. Essendoci tutto un file su Linux, un'impresa molto facile. Quindi, come ho detto, ci sono comandi strani, questo è uno di quelli. Infatti, i parametri, l'input, come lo scegli, mica dici nome file, if, cioè input file, uguale dev 0. Cos'è dev 0? Dev 0 è una periferica virtuale del kernel Linux che genera 0. Quindi se io faccio, oddio, no, non funziona, devo fare, se io faccio cat dev 0 non vedrò nulla perché non è un carattere visualizzabile. Però se faccio dev urando, ecco, questo è un altro device interessante, perché genera numeri casuali di continuo dal kernel, di continuo. Quindi io vado e lui genera. Questo si usa per cancellare definitivamente le cose che non si vogliono mai più vedere nella vita. Per esempio una chiavetta con sulla tesi dopo aver fatto la laurea.
Quindi fate una volta con questo e nessuno riuscirà più a recuperare la vostra tesi. Quindi prendiamo il carattere 0 e output file, questo cancelliamolo, output file, un altro file che lo chiamiamo disco, mio disco, punto .img, dai, diamogli un'estensione, se no alcuni che usano Windows non si accontentano. Quindi se faccio così, se do questo comando, lui continuerà a copiare da dev 0 a mio disco.img, al file di mio disco.img, finché non finisce dev 0. C'è un piccolo problema: dev 0 non finisce mai, quindi potrei finire con l'hard disk pieno. Quindi ci sono un po' di comandi per dirmi quanto e cosa copiare. Per esempio, ds serve di dirgli block size, gli serve per dire quanto copiare alla volta. Per esempio, noi adesso gli diremo di copiare un megabyte alla volta. E quanto count, cioè quante volte ripetere l'operazione. E quindi noi creeremo un'immagine disco di, dai, facciamo i bravi, 10 mega. Oh, eccolo qua, creato un'immagine. Ok, questi ciao iniziano a rompermi le palle, quindi ciao, tac. Ah, facciamo i cattivi. Ok, quindi ho solo mio disco img che con du, che è un comando per vedere la dimensione, meno h, per dirgli che sono un umano, un povero umano, e quindi voglio in megabyte, non in byte, 11 megabyte, però io voglio vedere mio disco, ecco, è 10 megabyte. Ok, cosa possiamo fare con mio disco.img? Vi ricordate che i device sono tutti file? Ok, posso creare un file system su questo file, makefs, punto. Che file system voglio creare? Anzi, a sondaggio, che file system da cui vogliate che crei? Lo vedi lì? Comprati degli occhiali, figliolo. Allora, facciamo X3, eh? MS-DOS, esci da questa roba. Anche tu esci. Ok, facciamo X4 sul suggerimento. E mio disco.img non è un device speciale a blocchi? Continuo? È certo che continuo. Ok, creato. Quindi adesso cosa posso fare? Adesso lo posso montare come se fosse un disco. Quindi faccio un mount, anzi, ho bisogno di un privilegio. Faccio così: sudo meno -s password. E quindi montiamo questo benedetto file. Meno O, gli diciamo che è un file, quindi che non è un device, quindi c'è un modulo del kernel chiamato loop che serve proprio per montare ISO, cose del genere, file, eccetera. Si occupa di queste cose. Quindi noi gli diciamo mio disco img e dove? In MNT. O, andiamo in MNT, eccolo qua. È il nostro, questa è una cartella speciale perché contiene, quando file system c'è, cioè lo scan disk eccetera, mette lì i file che hanno perso riferimento o sono danneggiati, li mette lì. Quindi adesso possiamo creare cartelle, per esempio dir tipo, e crea una cartella. Però il bello di questo è che dopo prendo una chiavetta, vedo la partizione della chiavetta, copio con dd, che il comando sarebbe dd if, usciamo da qui, smontiamo tutta la baracca, usciamo, e quindi se io adesso aggancio una chiavetta, non ce l'ho. Se aggancio una chiavetta e per esempio mi esce come dev, chiavetta mi esce come dev sdd,
1, anzi SDD come... Allora, in Linux i device, i dischi, vengono visti come slash dev slash qualcosa che inizia con SD, lettera del device, che può essere da A a Z, e se qualcuno è curioso, quando arriva alla Z continua con AA e così via, e poi un numero che rappresenta la partizione. Quindi dev sdd sarebbe la chiavetta, dev sdd1 sarebbe la partizione numero 1 da chiavetta. Ok, questo ho una chiavetta, quindi adesso la formatto come suggerito. Quindi per vedere cosa mi dice il mio kernel, prima faccio di message, che serve per dire, per parlare al mio kernel, nel senso, e adesso mi visualizza. Ah, eccolo qua, lui la vede come SDP. Adesso formattiamola, quindi andiamo con cfdisk sudo, altrimenti non lo fa fare, dev SDP SDP. Quindi faccio così e c'è un po' di casino. Perché hai lasciato così tanto spazio? Ah, c'è una Debian. Ok, addio Debian. Quindi creiamo una nuova partizione. Creiamo una partizione primaria con tutta la dimensione che c'è, e quindi scriviamo. Certo che sono sicuro. Ok, usciamo. Quindi adesso, se io tolgo la chiavetta e la rimetto, non è necessario, però ve lo faccio vedere, di message mi dice che c'è SDB, oh, eccolo qua, SDB che è la chiavetta, e SDB1 che è la partizione 1 della chiavetta. Quindi adesso proviamo a scrivere sulla partizione 1 della chiavetta mio disk, quindi dd, anzi sudo, altrimenti non me lo fa fare di nuovo, come input mio disco.img of uguale dev sdd su sdb1, e continuerà finché il mio disco img non è finito. Un momento che sta scrivendo, sono 10 mega. Ok, 10 mega copiati. Adesso noi facciamo così per dirgli di sincronizzare la chiavetta, la cache, tutto il resto, non è necessario, però facciamo i bravi e diciamo mount sudo mount dev sdb 1 mlt. E cosa abbiamo in mlt? Vi ricordate la cartella che abbiamo fatto? Eccola qua. Quindi per fare chiavette personalizzate eccetera, capite che in Linux è molto semplice perché tutto è un file, quindi posso creare interi hard disk, posso clonarli, potrei anche clonare il mio hard disk direttamente su questa chiavetta, però c'è un piccolo problema che è la dimensione, però si può anche sorvolare sul fatto che tanto si ferma alla dimensione ai 4 giga della chiavetta, e poi purtroppo il contrario. Qua abbiamo un amico spiritoso che vuole cancellare il mio hard disk. Quindi, peraltro, adesso facciamo un... vi dimostro come criptare questa chiavetta, cioè come renderla, usare loops per avere una chiavetta con sé che usa crittografia. Quindi, di nuovo, andiamo come super utente. Domande intanto, non abbiate paura, non mordo ancora. Ok, vai. È troppo chiedere di rivedere come si formatta la chiavetta, ma l'ho trovata anch'io. Certo, certo, basta chiedere e sarà spiegato. Allora, tanto adesso la dobbiamo formattare. Quindi, macfs, e quindi scegliamo il file system. File system, cosa facciamo stavolta? Dai, cosa? Ancora con X4. No, dai, facciamo BTR test. La 3. No, avevamo fatto il 4. Facciamo BTR test. Cosa dev sdb 1.
Quindi la partizione la formattiamo con DTRFS. Invio, ok, vi dice che è montato, quindi dovete smontare. Leggermente sperimentale. Ok, io uso software sperimentale, se qualcuno ha qualcosa da dire. DTRFS è un progetto in corso, non è ancora completato. Esatto. Quindi, un attimino, ed ecco che la chiavetta è montata e formattata con DTRFS. Posso farlo ancora con un altro file system. Per esempio, se qualcuno proprio sente che gli duole il cuore, può fare anche il FAT. Il FAT32, questo è di default file FAT32, quindi TAC e FAT32 è fatto. Esatto, hai notato il giochetto. Quindi adesso provvediamo a fare una chiavetta criptata. Vedrete che la chiavetta criptata non è difficile da fare. Quindi provvediamo prima di usare una chiavetta criptata, conviene almeno una volta fare il giochetto di prima con i dati casuali, cioè quando non volete mai più vedere una cosa. Quindi def urando OS dev sdb. Attenzione, se lo fate sul vostro hard disk sono dolori, perché almeno prima di cancellare premere CTRL C per fermare l'operazione vi sovrascrive soltanto la prima parte e quindi perdete tutte le partizioni, quindi diventa abbastanza divertente dopo recuperare tutto. Divertente era sarcastico, basile infatti. Allora possiamo, questo dura di solito tanto, quindi se avete un device, un hard disk di 160 giga come un certo 720 giga, quanto ci hai messo? Una settimana. Chi offre di più? Quindi lasciatelo la notte, quindi se avete molto, perché genera dati non pseudo casuali ma usa l'entropia eccetera eccetera, quindi non vorrei entrare troppo nel discorso tecnico che sennò mi perdo un po'. Quindi qua fermo, sennò non finiamo più. Ok, sì. Ok, non si ferma. Spariamogli alle ginocchia. Ok, spariamogli alle ginocchia. Il processo è 12.420, questo lo vedrete la prossima lezione come si fa. Questo non si può, cioè dice al programma addio semplicemente e gli spari gentilmente alle ginocchia. 4.20, prego. Sta aspettando che finisca l'operazione del disco, che adesso è un po' avanti. Però intanto il processo è uno zombie, ormai non funziona. Non dà niente più da scrivere, scrive soltanto su chiavetta. Come indicato lì è un DMA, sì, puoi filtrarlo quanto vuoi. Esatto. È colpa? È colpa del fatto, è no, sempre così. No, non è vero. Quindi posso anche uccidere quel che voglio, però essendo un DMA ci mette quel che ci deve mettere, almeno per quanto ha detto di copiare. Oppure possiamo fare ancora di più cattivi e il sistema mi odierà. Ok, adesso sarò, è un sistema che non c'è, cioè non vede SDB ma non c'è nessuna partizione perché ho azzerato tutto, ho messo tutto casuale eccetera. Chiudiamo. Sì, voglio davvero chiudere. E quindi adesso creiamo una partizione cifrata, anzi creiamo proprio tutto il device cifrato. Il comando che si usa è cryptsetup. Il comando per creare la chiavetta è luxformat. Ovviamente se non avete sovrascritto tutto con dati casuali, prima o poi, più poi che prima, potrebbero arrivarci con la chiave e quindi
vedere i vostri file. Quindi vi consiglio davvero di sovrascrivere prima tutto con dati casuali, che poi lui mette soltanto i suoi dati. Quindi looks format dev sdb. Ciò sovrascriverà? Sì, voglio. No, upper case. Ok. Inserire la passphrase looks. Di questa qua avremo sempre bisogno. È possibile anche usare dei file come password, ma io non lo consiglio, meglio la memoria. Quindi inseriamo, dedichiamo questa password al nostro vicepresidente Gigi. Ok. E adesso lui avrà scritto sulla chiavetta il suo header, soltanto la sua parte descrittiva per dire che è una partizione cifrata e basta. Quindi noi per montarla dobbiamo sempre usare il comando crypt setup. Quindi crypt setup looks open e gli diciamo dev sdb e gli diciamo che nome dargli nei device, nella cartella dev, che nome dargli? Chiavetta. Possiamo sceglierlo noi. Quindi ci chiede la password Gigi. Ok, fatto. Ok, adesso la chiavetta è montata. Quindi in dev mother abbiamo chiavetta. Vai. Mapper serve a mappare, proprio, non so come spiegare in altro modo, delle partizioni virtuali, i device di loop, write, eccetera, a device pseudo reali. Quindi non sono veramente quei device, cioè il device fisico è SDD, però crea un device per accedere in modo senza crittografia. Quindi accedi a dev mapper chiavetta come se fosse dev sdb, cioè la chiavetta non criptata. Quindi adesso noi facciamo makefs x4 su dev mapper chiavetta. E quindi sarebbe come la cartella media in Google. No, non proprio, perché media in Ubuntu sono i file system già agganciati. Quindi Ubuntu ha la stessa struttura con dev mapper, solo che non la fa vedere così, nasconde tutta la complessità. Quindi in media di solito lui già ti aggancia al file system in media come montato, perché noi adesso lo stiamo masterizzando, cioè lo stiamo criptando. Quindi dopo che ha finito che chiavetta lenta che mi hai dato, potremo operare con mount dev mapper chiavetta come se fosse un normale device, quindi lsmnt, e c'è dentro il solito lost and found. Quindi se metto lì dentro file, dopo quando faccio l'amount di tutto e metto su un altro PC la chiavetta, non è più visibile senza inserire la password. Non si vedono neanche file, si vedono dei dati che sembrano casuali. Ok, quindi qua abbiamo finito con crypt setup. Vogliamo chiudere la chiavetta, quindi facciamo umount come al solito facciamo con i file system normali quando vogliamo darli via, umount, e poi vogliamo dire a crypt setup di chiudere la chiavetta, cioè non creare più chiavetta. Quindi looks close chiavetta, il nome che gli abbiamo dato. Ok, qua ha finito. Posso anche prendere la chiavetta e andarmene con la chiavetta criptata. Però noi siamo molto più fighi di questo, eh? Vogliamo creare un setup LVM sopra la chiavetta. Ok, quindi qua diventa un po' più. Non so se avete notato in dev mapper ci sono altre cose. Queste sono le mie partizioni che uso sul sistema, che sono LVM. Sono del tipo volume group,
che è Snowflake HDD, e la partizione. Ok, quindi a me se dobbiamo montare normalmente anche la non si può fare, semplicemente non c'è nessuna partizione sulla chiavetta, quindi se faccio mount dev sdb mnt, tipo di file system crypto looks conosciuto, purtroppo. Ok, quindi adesso rimontiamo la chiavetta come si deve. Looks open, chiavetta gg. Ok, creata chiavetta. Noi vogliamo fare un setup LVM, abbiamo su una partizione che è chiavetta, quindi facciamo pd create. Cosa vuol dire? Physical volume create, abbastanza logico. Per tutti i comandi che dico, guardatevi il man perché spiega tantissime altre cose che non ho proprio il tempo per spiegarvi. Quindi facciamo dev master chiavetta. Eccolo che è stato creato il volume fisico. Vogliamo creare il volume adesso come adesso, potrei anche aggiungerlo questa chiavetta al volume Snowflake HDD di prima, e quindi creare, usare anche lo spazio della chiavetta, aggiungerlo al mio hard disk. Quindi in teoria gli utilizzatori di EPC che hanno soltanto 4 giga integrati più la SD possono unificare SD e chiavetta o SD e memorizzazione interna per creare delle partizioni più grandicelle. Quindi adesso ho creato il physical volume. Cosa devo fare? Devo creare il volume group. Quale sarà il comando? VG create, e gli do il nome chiavetta test. Ah già, devo dirgli anche almeno una partizione fisica, quindi dev mapper chiavetta. Ed eccolo qua, che abbiamo un volume group su quale possiamo creare partizioni virtuali o logical volume. Quindi creiamo lv create meno n, che serve per dirmi il nome della partizione, ch, diamo il nome così a caso, L che serve la dimensione. La dimensione la si può specificare con un numero più una lettera, che di solito M maiuscolo vuol dire megabyte, G maiuscolo vuol dire gigabyte. Se non si dà nessuna lettera, considera in byte, quindi gli conviene sempre specificarsi. Quindi noi creiamo da un giga, ok? Su cosa? Su il gruppo test, sul volume group test. Ed eccolo qua, il volume group, il logical volume è stato creato. Quindi voglio fare un'altra partizione. Creiamo la partizione chi, key, top, da 512 mega, e la chiamiamo altra. Invio o test. Scusate, sono già confuso io. Ed eccolo qua, creato. Se adesso faccio ls dev mapper, eccolo qua, test ch e test chi. E quindi con queste qua posso operare come mi pare, come se fossero due partizioni di qualche hard disk, tranquillamente. Quindi posso anche scrivergli dd if uguale home lezioni cartella mio disco img, e scriverla su una di queste dev mapper, scriviamo sul secondo che è più piccolino. Ok, qua ci mette un pochino perché è grandicella l'immagine, 10 mega ci vogliono. Ok, quindi creata questa, se adesso provvedo a montare dev mapper test chi in mnt, c'è la nostra cartella pippo. Quindi potete fare davvero cose strane, non c'è nessun limite, non c'è nessun limite all'amministrazione, al spostamento di immagini, al backup.
Quindi adesso io voglio creare da people, anzi dal test CHI, voglio fare un backup di questa partizione. La cosa più semplice da fare quando, quando non, è un, non è in uso, basta smontarla, dev, mapper, test, CHI, e cosa succede? Lo smontato. Quindi faccio dd if uguale dev mapper test CHI. Cosa fa questo comando così com'è? Mi butta in output tutto quello che c'è dentro, infatti è tantissimo. Quindi cosa facciamo? Lo ridirigiamo a gdip. Ricordate la redirezione, e quindi lo ridirigiamo in un file, per esempio test immagine.gz, ed eccolo qua la nostra, il nostro backup istantaneo. Dopo leggetevi la documentazione di LVM se vi serve per i snapshot, perché non ho tempo di spiegarvi, però ci sono. Di c'è la differenza tra usare dd e usare cat? Cat diciamo che è un po' più schizzinoso, non puoi dirgli quanto copiare, quindi quindi con cat se faccio copia tutto, non si ferma. Con dd gli posso dire ecco qua, ha finito. Quindi la partizione era da 512 megabyte. Se faccio vedere quant'è la immagine.gz, è 495 megabyte, perché è criptato. Cioè non è criptata questa, però è compressa un po' quella che è riuscita a comprimere. Magari se faccio con un altro algoritmo riesce meglio. Ok. Adesso facciamo un esercizio. Il primo esercizio che abbiamo preparato io e Kama per voi. Quindi accediamo al sito. Ok. Lezioni. Aumentiamo un po' il carattere, dopo vi lascio andare che abbiamo un quarto d'ora. Dopo esserti licenziato da Big Fish SRL causa incompetenza colleghi, hai trovato impiego presso Small Fish Inc. Come primo impiego il capo ti ha assegnato un compito speciale: devi recuperare le password dei vari server dalla chiavetta USB cifrata, ok, ho mancato una R, del vecchio sysadmin. La storia è finita male e fortunatamente hai la password. La password è "ho la mutanda di latta" ed era scritta sotto la keyboard. Purtroppo non coincide con la sua password, quindi c'è questa syschiavetta.img che dobbiamo esaminare e montare con Lux. Recupera dalla chiavetta le password e vedi se c'è qualcosa d'altro di interessante su di essa. Quindi, ok, facciamo qui. No, facciamo in questa. Andiamo in lezioni Linux. Ok, e abbiamo la nostra syschiavetta.img. Voi la potete scaricare dal sito e ci sono altri due esercizi che potete fare a casa per divertirvi se ne avete voglia. Quindi, come sempre, possiamo montarla come se fosse già una chiavetta. Quindi facciamo, smontiamo mmt se non è, ok, non è facciamo crypt setup lux open syschiavetta img e diamogli un nome sysadmin.
inserire la passphrase. Quindi ho la mutanda di platta. Vedi, mi sembra che di aver sbagliato nel testo, perché il testo e l'immagine sono state fatte in momenti diversi, quindi devo aggiornare sul sito. Vedi che è giusta, mi ricordo bene. Quindi se faccio devmapper, ls devmapper, c'è la nostra sysadmin. Ok, quindi la nostra sysadmin la devo montare. Mount simpaticone, dev mapper, peraltro per il mio, scusate, sysadmin mnt. Quindi adesso andiamo nella cartella mnt. Fin qua è tutto chiaro? Domande? Ok, mi accontento. Quindi cosa facciamo adesso? Vediamo cosa c'è dentro. Cioè, ci sono delle note e la password. Visto che nessuno si è offerto a dirmi cosa c'è su, mi ha dato suggerimenti, eccetera, le note, che sono abbastanza divertenti, non ve le leggo, quindi fatelo a casa. Guardiamo in password e leggiamo le varie password che ci sono. Quindi, dopo aver detto queste password alla capo, si riesce ad accedere. Vediamo qual è il prossimo task. Una volta ottenuto l'accesso all'account root del server aziendale, usalo per creare un nuovo utente boss che faccia parte del gruppo management che già esiste. Qua purtroppo non ho accesso al mainframe dei Smallfish SRL, se no sarei pieno di soldi. Quindi sono aperto a suggerimenti. Qualcuno ha qualche idea come creare un utente? Dai, su, su. Calma, non ti hanno seguito, eh. Ok. User admin. Qua vi aiuto io. No, io sono più newbo, dai. Add user. Quindi add user, login name for new user, diciamo boss, UID, prossimo gruppo op management. Ok, non esiste, vabbè, già esiste, considerate che non avete visto. E altri gruppi. Quindi invio a tutto e vi crea l'account. Purtroppo io non voglio che un boss entri sul mio computer, quindi faccio Ctrl-C. Vediamo il prossimo punto dell'esercizio. Dai i permessi al gruppo management di vedere tutti i file nella cartella home mutanda. Come si cambiano i permessi di gruppo su Linux? Suggerimenti? Dai, su! Ok, vedo una foresta di mani, mi sento quasi a disagio. Ok, quindi sì, la cosa più semplice che si può fare è fare un C o un A management e poi chmod con la parte G più R che dà al gruppo i diritti di lettura. Cos'è che era richiesto? Quindi ricorsivo nella cartella home mutanda. Anche esecuzione, certo. Ok. Quindi ho finito con questo. Se abbiamo 8 minuti per fare il secondo esercizio. Vediamo di cosa si tratta. Un collega molto distratto ha inavvertitamente cancellato la partizione che aveva sulla sua chiavetta, sulla quale c'era l'unica copia della tesi su cui lavorava da un anno.
visto che sei un sysadmin con le palle, ti implora in ginocchio se puoi salvarlo. Quale è il programma da usare? Solo questo vi chiedo. Ok, il programma... Purtroppo. Photorec, esatto. Photorec, basta dargli il nome del device, se ce l'ho installato, non ce l'ho installato. Serve, gli dai il nome del device, per esempio, dev SDB, e poi ti chiede lui informazioni, ti recupera i file. Tra test disk e Photorec, che differenza c'è? Test disk riesce a recuperare partizioni intere e quindi a recuperare dati da partizioni danneggiate e altre cose. Photorec invece è per i file cancellati. Quindi col file system. Esatto. Io c'era anche la possibilità di usare test disk, però Photorec secondo me in questo caso è più adeguato, perché si cerca un file ODF e quindi ti esce per estensione e è finito. Vabbè, per il resto ve lo lascio fare da soli, fate pure domande a info@home.org se non riuscite a fare l'esercizio. Intanto vi ringrazio per l'attenzione e vi aspetto alle prossime lezioni. Troverete informazioni sul sito home.org come si può scrivere sul sito home.org. Lascio parola al nostro segretario. I questionari lasciateli qua sul tavolo oppure ci sono in giro dei nostri. La prossima lezione, come ho già detto, non abbiamo, cioè, per adesso è ancora prenotata la T01 a pagare, quindi tenteremo di prenotare ancora quest'aula se riusciamo, e vi manderemo una mail e lo scriveremo in video.